Il castello dei Conti Guidi di Poppi ospita il set di una produzione internazionale. Le immagini che abbiamo realizzato si riferiscono al quarto giorno di riprese di Leonardo, l'uomo che salvò la scienza, un film documentario dedicato alla figura di Leonardo da Vinci che in 10 giorni viene girato tra Poppi e Prato Vecchio Stia. Il regista è Mark Daniels, gli attori sono tutti italiani. Nel cast c'è anche Federico Ceci, attore toscano che abbiamo visto spaziare dal teatro a Spike Lee, qui nei panni di Verrocchio. Il docufilm è un progetto nato dalla GIA di Roma, società che in Italia è specializzata nel genere documentario e ne cura ogni passaggio, dalla produzione alla distribuzione nei vari paesi del mondo. La presidente produttrice Gioia Vantaggiato ci spiega la caratura di questo prodotto che porterà Leonardo il Casentino molto lontano. E infatti questa produzione, che è una docufiction, è un lavoro molto complesso e molto articolato e costoso che noi produciamo anche per la televisione americana, per la televisione francese, per la televisione australiana e per una serie di altre televisioni in giro per l'Europa. Quindi è un lavoro che verrà visto un po' in tutto il mondo e sicuramente anche in Italia, anche se in questo momento stiamo valutando diverse proposte di vari emittenti. E cosa sta succedendo stamani? Allora, questa mattina abbiamo una ripresa dell'autopsia, quindi c'è il cadavere ed è il momento esatto in cui Leonardo comincia un attimo a esplorare il corpo umano e chiaramente c'è sempre Zoroastro accanto a lui, qualche assistente fidato di Leonardo, e insieme cercano di comprendere tramite gli scritti, di comprendere appunto come è realmente il corpo umano dentro. È una scena abbastanza forte, la ricostruzione è fedelissima all'epoca e anche il corpo è molto verosimile, quindi fa il suo effetto sicuramente. E come sei giunto in questa produzione internazionale? Allora, come sono giunto a questa produzione internazionale? Chiaramente tramite un provino. Quindi ho fatto il provino per la parte di Zoroastro, quindi provino su parte, e è andato a buon fine, quindi eccomi qua. Chiaramente provengo dal teatro, Accademia d'Arte Drammatica, formazione classica. Roma, quindi. Roma, fino ad arrivare poi appunto a fare questo, che comunque è molto molto bello e come lavoro è una cosa di importanza storica, quindi fa sempre bene, insomma. Silenzio per favore, giriamo. Silenzio, fermi. Silenzio. Scena buona. Gli attori si muovono al di là della tenda che divide il cortile e l'arcata. Le riprese non hanno influito sulle visite turistiche. Cinema e fruizione del sito convivono senza troppi intralci grazie al buon senso e ad un'agile comunicazione tra produzione e padroni di casa. Abbiamo scelto Poppi perché cercavamo un posto che ci accogliesse anche con affetto, come dire, sapendo che comunque dovunque va una troupe c'è sempre un po' di disagio anche per la gente che poi abita nel posto, e che avesse anche un po' le caratteristiche che ci servivano. Dovevamo cercare di contenere anche i luoghi dove girare, possibilmente tutti all'interno di un unico posto, di un unico villaggio. Ci è stato segnalato, ci sono stati segnalati dalla Film Commission Toscana, che ha fatto un lavoro prezioso in questo senso, ci ha aiutato moltissimo, ci ha segnalato diverse location possibili e ne abbiamo scelte alcune che poi abbiamo fatto dei sopralluoghi, e Poppi ci ha assolutamente conquistato. Poppi, il castello, il personale del castello, la gente del villaggio, eccetera, e poi il Casentino, che insomma basta affacciarsi a qualunque di questi merli del castello e rimanere proprio folgorati per la bellezza. Il Salone delle Feste è un grande camerino con trucco, parrucco, sartoria, sala di attesa per le comparse.
Siamo a fine mattinata e dopo una pausa il set si sposterà nel pomeriggio all'aperto. Ieri abbiamo fatto intanto una scena che era forse la scena madre, la scena più complicata di tutto il film, che è la scena della Gran Soirée a Palazzo Sforza a Milano, quindi con Ludovico Il Moro, con Cecilia Gallerani, con una serie di altri dignitari, artisti eccetera, e con Leonardo che ha dato sfoggio della sua creatività facendo entrare una specie di tappeto volante che in realtà poi ha rivelato che sotto c'era una delle macchine da lui costruite, che è una sorta di piccola macchina, diciamo, semovente, un po' ante litteram. Oggi invece giriamo all'interno del castello la scena dell'autopsia. Ovviamente sappiamo tutti la grande passione che aveva Leonardo per l'anatomia e quindi la sua ricerca, in realtà, che era al di là della, diciamo, della ricerca dello studio anatomico, era anche una ricerca della sede dell'anima. Lui era un po' ossessionato da questo e quindi studiava il cervello alla ricerca, appunto, della sede dell'anima e dell'intelletto, e che poi è stato il motivo per il quale la Chiesa a un certo punto lo ha praticamente, non so bene se scomunicato, ma comunque decisamente emarginato. Ecco, nel pomeriggio giriamo ancora qui, non al castello ma nel villaggio, giriamo delle scene di mercato, rimaniamo sempre in zona. Domani giriamo a Porciano perché abbiamo bisogno della bellissima torre di Porciano per girare i tentativi di volo e gli esperimenti sul paracadute che faceva Leonardo all'epoca. La ricostruzione dell'epoca di Leonardo, dei suoi usi e costumi, spiegano i produttori, è molto accurata. La storia dell'artista è affrontata dagli inizi nella bottega del Verrocchio fino al periodo milanese alla corte di Ludovico il Moro. La sceneggiatura è risultato delle consulenze di vari studiosi del genio da Vinci e di storici del Rinascimento, tra cui Charles Nicoll, Toby Lester, Salim Alassani, Frithjof Capra, Elisabeth Cruzet, oltre ad Andrea Bernardoni e Mario Taddei della Leonardo III di Milano. Dietro le scene c'è la sapienza delle maestranze. Molte delle comparse sono figuranti o gruppi artistici che provengono da rievocazioni o da corteggi storici rinomati, come in questo caso Rimini. Siete dei mercenari? Sì, siamo una compagnia, nasciamo come compagnia di mercenari. Poi ci adeguiamo a fare un po' tutto quello che serve, dalla cucina all'accampamento, fino ad arrivare ai giochi medievali o a intrattenere il pubblico con spettacoli, o facendo provare proprio direttamente le armi con spiegazione. Essendo una piccola media società di produzione indipendente, con le scarsissime risorse disponibili in Italia per il documentario, c'è sempre la necessità di trovare risorse altrove, quindi cercare degli argomenti che necessariamente poi ti portino questo come conseguenza, la possibilità di lavorare con l'estero. Ovviamente Leonardo è una figura del nostro patrimonio storico, artistico, scientifico importante, conosciuta in tutto il mondo. Mi dicono tra l'altro che in Corea sia una specie di icona e che addirittura i coreani impazziscano su tutto quello che riguarda Leonardo. Lo scopriremo, mi auguro, ma c'è comunque da dire una cosa: il mio coinvolgimento sta nella grande passione che io ho da ormai 26 anni, da quando esiste la GIA, nella produzione di documentari che siano divulgativi, quindi per il grande pubblico, ma che veramente poi portino anche in una maniera divertente, insomma ben articolata, veloce eccetera, ma portino parti, diciamo, del nostro patrimonio e della nostra storia.